Un carabiniere libero dal servizio sorprende e arresta in flagranza di reato un tunisino nel centro storico di Agrigento. L'intervento del colonnello Pellegrino. I carabinieri hanno appena arrestato tre mediatori culturali che si sono rivelati essere anche mediatori della droga, perché due pakistani e un libico residenti ad Agrigento sono stati sorpresi lungo la strada statale 115 tra Montallegro e Siculiana a bordo di un'automobile provenienti da Palermo e in possesso di un chilo di hashish. Ebbene, poi un carabiniere, dopo il lavoro sulla 115, ha appeso all'attaccapanni la divisa e ha pensato: ma sì, ottima operazione, adesso riposo. E il militare ha scelto una enoteca della via Atenea nel centro storico di Agrigento, molto frequentata, per rilassarsi meritevolmente. La divisa manca, ma l'arma è sempre in pugno. Infatti, il carabiniere libero dal servizio si è imbattuto in un atto delittuoso e non ha esitato un solo attimo a intervenire a repressione. Tra i tanti clienti si è confuso un tunisino, animato però non da intenzioni di relax, ma dalla volontà di approfittare della ressa e rubare. E così è stato. L'uomo si è avvicinato alla cassa di soppiatto e felpato, come se fosse la pantera rosa. Fatto tutto il denaro, 65 euro, frutto della fatica di una serata di lavoro. Il carabiniere si è accorto, lo ha puntato con occhi felini, come se fosse una pantera nera. E lo ha seguito, confortato e incoraggiato anche dalla presenza degli occhi delle telecamere della videosorveglianza montate nel locale. E poi, prima che si dileguasse, lo ha bloccato a terra e ha telefonato ai colleghi al 112. Dalla centrale operativa del comando provinciale sono subito giunte tre gazzelle del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento, già in movimento perché impegnate negli incessanti servizi di pattugliamento predisposti nel centro cittadino. Hassan Nabil, 32 anni di età, conosciuto per precedenti dalle forze dell'ordine, è stato arrestato per furto aggravato. È stato perquisito, sono saltati fuori i soldi rubati e l'arma furtiva è stata restituita al proprietario della enoteca, che insieme ai clienti ha espresso gratitudine ai carabinieri. Il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Giovanni Pellegrino, assicura e raccomanda: i massicci e visibili controlli dei carabinieri proseguiranno senza sosta in tutta la città. Qualsiasi cittadino che dovesse notare una minima anomalia può contattare subito il 112, che invierà quanto prima una pattuglia a verificare la situazione. Ascoltiamo il colonnello Pellegrino al microfono di Irene Milisenda. I carabinieri sono impegnati in numerosi servizi contro la criminalità organizzata, ma anche contro la microcriminalità. Il risultato di oggi dà una doppia soddisfazione, perché l'arresto è stato compiuto da un carabiniere libero dal servizio. Prova evidente che sono due occhi che si aggiungono ai numerosi occhi di altri carabinieri in borghese e in uniforme che effettuano numerosi servizi preventivi nel centro della città. Noi siamo sempre disponibili attraverso il numero 112 a fornire la nostra piena collaborazione, per cui ogni cittadino che voglia dare una segnalazione è sicuramente ben accetto.